Oreste Baratieri decide di organizzare una marcia d'avvicinamento, una marcia al nemico notturna in territorio non conosciuto. Questo è un elemento importante perché la mancanza di carte topografiche corrette portò lo schieramento italiano a disperdersi. In particolare noi abbiamo scelto questa brigata, che è la brigata da Bormida, è la brigata, una delle quattro brigate, quella che doveva coprire il fianco destro dello schieramento. Albertone era al sinistro, poi c'era Arimondi ed Elena che venivano dietro. Scesero in questa valle che noi abbiamo voluto così impressivamente restituire, anche attraverso però un'indagine puntuale grazie alle carte successive dell'Istituto Geografico Militare, e scesero giù in questo vallone mentre gli etiopici si limitarono a segnalare la loro presenza senza accentuare la loro presenza in forze. Ci fu un tentativo, mentre combattevano fin dalle 6:30 della mattina le altre brigate, di conquistare questo, il Monte Dilian. Il battaglione della milizia mobile cercò di avanzarsi in questa direzione. Fu il primo scontro, ricacciato indietro, sconfitto e con fortissime perdite. Da Bormida non intese sostenere lo sforzo del battaglione e indigeno, mentre dall'altra, sulla parte destra dello schieramento, con i chitetti della Smara e con il reggimento di Airaghi, stese una serie di reparti, però stavano sempre in una posizione di attesa. Ci abbiamo un reggimento sull'ala destra, un reggimento sull'ala sinistra, e però mancava il 13° battaglione, che rimase fuori campo a controllare se ci fossero aggiramenti. Uno dei misteri, dei tanti misteri di questa campagna, è quello che non ci furono più contatti di comunicazione con il comando e le altre brigate, e anche il 13° battaglione rimase completamente isolato e fuori campo nello scontro. Qui invece abbiamo voluto visualizzare il momento in cui, dopo una giornata nella quale cominciano ad avviarsi dei combattimenti sempre più consistenti, arriva tutto l'insieme dell'esercito etiopico. La cavalleria galla, che segnava proprio la punta di lancia delle formazioni etiopiche, si lancia contro i reparti italiani nel momento in cui da Bormida crede di poter fare l'ultimo sforzo di lanciarsi all'attacco. L'abbiamo rappresentato mentre si solleva, come il Bellavita, che qui accanto era il suo aiutante di campo, ce lo ricorda, con il casco in mano, che incita i suoi a un attacco. E in quel mentre arriva la cavalleria galla e le colline, i monti sovrastanti la conca del vallone di Novalea Sciavitù si vanno riempiendo di tutti i combattenti che hanno sconfitto le altre brigate. E ci abbiamo diversi RAS, ecco qui che sta arrivando RAS Michele con RAS Mangascià, abbiamo anche Oilè che sta arrivando da un altro lato, e quindi ci rendiamo conto che c'è una situazione di estrema difficoltà per l'esercito italiano, e qui viene la brigata da Bormida, viene visualizzato proprio il momento in cui ci si rende conto dell'attacco e della condizione disperata. Abbiamo sottolineato alcuni episodi, per esempio la presenza del sicomoro con il punto di medicazione, la disposizione dell'artiglieria della brigata di artiglieria a montagna dello Zola. Poi abbiamo messo alcuni personaggi come il Bocconi, che è un civile che si accompagnò a questa spedizione e la cui morte dette modo a suo padre e suo zio di sottolineare il ricordo con una fondazione dell'università omonima.